Oh, ragazzi, tutta la mappa della parte inferiore è stata completata. Veramente mancheranno quattro cazzate che non ho ancora scoperto, nelle zone bianche magari, ma per il resto c'è tutto. Quindi ci possiamo andare a fare questa missioncina e andare a salvare lo zio. Jin, grazie per essere qui. Lord Shimura ne sarà felice. I sicari della mia famiglia possono aspettare qualche ora. Anche Tomoe può aspettare. L'isola ha bisogno del suo comandante. Col vostro aiuto sarà libero entro l'alba. Preparatevi a partire all'attacco. Aspettiamo solo il tuo ordine. E così la tua allieva è tra le fila del nemico. Ben ti sta. Non cominciare. Un vecchio che frequenta una ragazzina. Non porta nulla di più. Era come una figlia per me. Per alcune donne, un padre basta. Senti che rompicoglioni. Un uomo che frequenta una ragazzina. Compagni, è ora. Vai, fai il Oggi discorso. liberiamo Lord Shimura. Dovevano arrivare dei cappelli di paglia in rinforzo. Non sono arrivati e non possiamo più aspettare. Qual è il piano, Lord Sakai? Userò il rampino per infiltrarmi nel castello. Una volta sabotato l'allarme, non avrete problemi a irrompere dalla porta d'entrata. È probabile che i mongoli tengano Lord Shimura nel torrione. Se danno l'allarme, potrebbero ucciderlo. Ma perché Potremmo coglierli di dovremmo... sorpresa con un attacco frontale. No, saremo furtivi. Ci faremo strada verso il torrione, salveremo Lord Shimura e poi torneremo all'entrata e fuggiremo. Mi sembra un suicidio. Se attacchiamo frontalmente, possiamo entrare di nascosto e sorprenderli mentre dormono. Come un ladro. Esatto. O uno spettro. O uno spettro, brava. Lord Shimura conta su di noi. Muoviamoci. Mo' quello lo zio lo liberiamo, poi ci fa pure il pistolone infinito sul fatto che... Bel discorso. Uccidi alle Sicuro che ci spalle, sarà. senza onore! L'onore! Samurai! Sono sicuro che poi ci attacca il pistolone. Direi che puoi Sicuro, arrampicarti. rampini. Svegli gli altri. Ci vediamo dentro. Sta attento, Jim. Però lo zio, intanto andiamo a salvare anche perché quello il mongolo ha detto che lo vuole far morire di fame. E la morte di fame è una delle cose peggiori del mondo. Una volta sono morto di fame, ragazzi. Sta dove la puttana di tua mamma? Una volta è stato bruttissimo, sono morto di fame. Non ti deluderò ancora, zio. Ancora me lo ricordo. Ricordo che per la fame iniziai a mangiare le suole delle scarpe. Ovviamente è una cazzata, ma so di persone che stavano veramente morendo di fame e si sono mangiati le scarpe di cuoio, tipo. In barba a ogni possibile veganesimo. Terrone, m'ha detto. Terrù. Come fanno Se questi riusciamo a mongoli stare a fermi, sapere che sono ottimo. molisano? Dai, arciere, dai, arciere. Ma è stato accoppato? Quell'arciere è stato accoppato per caso? Frecce ne abbiamo una tonnellata e mezzo. Non abbiamo molte chance in realtà. Qui veramente dobbiamo andare dritti. Non ci sono molte entrate, molti passaggi. Ottimo.
Mi sono cacato sotto. Attossito da morto. Qua non ci possiamo far sgamare. Sarebbero cazzi cazzissimi se ci sgamassero. Che blitz. L'allarme. Meglio eliminare le guardie. Ok. Dove cazzo è l'allarme? Dai, 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 dai. Ok, qua non c'è nessuno. E dai. Puttana Eva, quanto ti odio. Ok, via questo. Bravo, bravo, accovacciati. Sì. Sensei, difendete la porta d'entrata con Kenji. Sarà fatto. Yuna, puoi liberare il sentiero lungo la rupe? Ci penso io. Bene, ci vediamo al ponte. Dimenticato qualcuno? No, tu stai con me. Questi sono tipo tutti quanti samurai maestri, lancia capito? Un'arma da serio. In passato la usarono contro me io. Oggi la neutralizzeremo. Ok, questi... tranquilli. Sanno già dove andare, cosa fare, va bene. Dobbiamo liberare il cortile. Furtivi o diretti. Ti seguo. Ok, chi è? Chi è che mi ha visto? Madonna. Sti occhi di falco maledetti che... E la Madonna! Ok. E dai. Merda. Ok, è un brutto, cambiamo stance. No! Ma perché non riesco a... Che cazzo di sta... Ah, ok. Questo chi è? Ceri di merda. Pigliatela in saccoccia. Schivata perfetta, ragazzi. Schivata perfetta. E questo? Brava Lady Masako, brava. Vedi, sei vecchia ma non ancora del tutto in carta pecorita. Brava. Possiamo rubare? Sì. Possiamo rubare? Sì. Sai usare lo huacha? Troverò il modo. Che è lo huacha? Quando libererò Lord Shimura, i mongoli ci inseguiranno. Uccidili. Con piacere. Sta attento, Jin. Anche tu, Masako. Ok, cerchiamo di... tornare a fare le cose un po' stealth, eh? Non peraltro, ma adesso siamo soli, non abbiamo più gli alleati qui. Jim, ecco guardi una. La porta. Seguimi. Ok.
detto. Allora, quella capanna sarebbe simpatica da raggiungere. Oh, cazzo, cazzo, cazzo. Che culo! Fottiti in culo. Ok, fermi, fermi, che qua la situazione è abbastanza grave. Certo che sarebbe stato più semplice, ma non me ne frega un cazzo. Non posso biasimare, Ryuzo. Non lo fa. Si saranno rivoltati. Le pene della guerra ci trasformano in bestie. Però sti cappelli di paglia, secondo me, ci regaleranno la sorpresa verso la fine. Tipo che noi pensiamo che non ci aiutano più, poi arrivano tutti vittoriosi in quattro. Tutti pieni di sangue, perché nel frattempo Ryuzo li ha picchiati per convincerli, sono sicuro. Oh, mi ricordo sto ponte. Qua dove ho sfidato il mongolo tripazzone. Il Kante ha lanciato da questo ponte. Come hai fatto a sopravvivere? C'è l'acqua. Non lo so. Come ho fatto? La porta è chiusa. Difendi il ponte. Cerco un'altra strada. Il Kante mi ha lanciato da questo ponte. Controlla la rupe. Deve esserci un via. Ma qua di sicuro devo usare il rampino. Allora, unico accesso, questo qua. Ok. Trovato. Ottima vista. Una volta dentro, aprimi la porta. Una volta dentro a cosa? Rampino. Bravo, bravo. Bravo, Jin. Agile come un gorilla e forte come una volpe, proprio. Meglio. E vedi, ci sono anche questi sistemi incrociati di prima salto, poi rampino. Vabbè, non ci facciamo mancare nulla. C'è tutto un repertorio di mosse alla Far Cry. Somiglia molto di più al rampino di Far Cry che a quello di Sekiro. Quanti? Tanti. Troppi? Allora, tanto per cominciare, oggetti lanciabili, campanellino di Salcazzi. Ok. Così. E apriamo la porta. Eccoti. Silenzio, altre guardie. Vabbè, qui è un po' rischioso. Minchia qua. Tu sei invisibile, beh? Tu sei proprio invisibile, non ti vede nessuno. Come Ellie su The Last of Us.
Bene così. Hanno trovato un cadavere, niente di grave. Oh. Chiunque sia là in fondo c'ha un occhio di falco, niente male. Oh, è questo? Ok. Perfetto. Minchia. Io vi giuro, ci voglio provare a farla tutta stealth, anche perché qui mi pare di capire che sono tutti abbastanza forti. Cioè, qui c'è da perdere tutto a farsi sgamare, capite? Allora, lanciabile. Come cazzo faccio a distrarli? L'unica è che tiro un campanellino dietro, così si girano. Ok. Perfetto. Questi adesso... Forse potrei... Ok. Niente. Sono morti, fa niente. Succede, succede. Cose che capitano, sono ragazzi. Ok. Senza dubbio, tanta roba. Ma non ho mezzo visto? No! Cazzo, raga, mi hanno visto. Sapevo che era un casino. Vabbè, con calma. Prima gli arcieri. Prima gli arcieri, raga. Mi devo concentrare e fare le cose in maniera ordinata. Allora. Prima gli arcieri e poi i lanciatori di coriandoli là. Arciere. Vieni qua, vieni. Sì. Kunai. Ok. Ce n'è uno lì.
stanno facendo? Oh, con me te la prendi? Ma sta a fare con lei? Ma ci speri? Guardalo, guardalo. Oh. Raga, che cazzo di bordello. Ma vi rendete conto? Bella tosta sta parte. Mi dispiace non essermela giocata tutta stealth, ma stavano veramente assembrati, porco Giuda. Senza mascherine, poi. Yuna, difendi la zona. Io cerco Lord Shimura. Buona fortuna. Ovviamente la porta è chiusa! Devo fare tutto il giro, dal cazzo che lo frega. Ah, ecco, ecco, ecco. Queste fortezze giapponesi hanno sempre dei punti deboli. Reizo. Il Khan ha messo una taglia sullo spettro. Chiunque può chiederla. Davvero? Ma non l'ho sentito. I miei uomini hanno fame. Ma non ci hanno messo la voce a lui qui. Mettiamo i sottotitoli. Ti nominerà Samurai. E poi ci manderà a morire, come fece alla spiaggia di Komoda. Lui e la tua famiglia. Ryuzo, non Reizo. Io devo proteggere la mia. Quindi duello, raga, duello, con pure con le barchette luminose. La mammita. Farò in fretta. Pure io faccio in fretta, non ti preoccupare. Eravamo amici molto tempo fa. Che cazzo! Fermati! Sei ancora in tempo! Sei cambiato. Anche tu. Aspetta. Oh. Però non è vero, te l'ho dato quel colpo. Oh, fottiti in culo. Basta. Hai visto? Hai buscato da giovane, hai buscato pure adesso. Non è troppo tardi. Salviamo casa nostra. Ora appartiene a lui. Ryuzo. È qui! Il samurai è arrivato! Davvero?
Chi viene? Sono finiti? Porco Giuda, raga. Che stronzo. Che gran stronzo. Oh. Che fate? Tornate indietro. Perché? Che fa? Ma perché? Mori, Madonna. Aspetta, aspetta, aspetta che recupero. Sto cortile è bello grande, ottimo per un duello, però per un durello anche. Dov'è? Dov'è Lord Shimura? Sì. Buono. Ora volo da... E dai, l'ho schivata. Questa parte è impegnativa. Vabbè, giustamente stiamo andando a salvare finalmente lo zio. Raggiunge l'ultimo piano. Come si raggiunge l'ultimo piano di questo posto? Ci vorrebbe una cazzo di scala. Eccolo. Ok. Raga, questa la facciamo nel prossimo, eh.